Carlo Iannacci ha ricevuto il premio con la menzione speciale per il recupero psicofisico delle pazienti nell'ambito della manifestazione Riconoscimento Umberto Veronesi. E soprattutto dobbiamo dire che è un premio voluto dalle donne. E sicuramente Europa Donna è l'associazione di donne operate a seno europeo che istituisce questo premio dall'anno scorso e che praticamente premia le persone che sono particolarmente distinte nell'accoglienza, nell'ascolto delle persone che hanno avuto un problema al seno. È un premio quindi fatto su votazione delle donne ed è fatto in particolare per evidenziare che il rapporto medico-paziente è fondamentale nella cura. Ecco, dottore, lei ha sottolineato il rapporto medico-paziente. A Milano qualcuno ha lanciato l'appello dell'ascolto. Quanto è importante fermarsi nelle corsie e parlare con i pazienti? Era fondamentale ed è fondamentale, lo diventerà sempre di più in futuro perché il gioco delle parti, cioè praticamente il paziente vuole che ci sia da parte del medico un punto fermo, cioè una persona che può realmente ascoltare i propri bisogni, capire che da quel bisogno possono nascere delle implicazioni anche terapeutiche. Perché bisogna trovare nella persona anche un particolare tipo di far capire, cioè la persona in particolare, di che del tumore della mammella si può guarire e che comunque c'è bisogno di un coinvolgimento e della cura è importante, nella cura è importante la relazione, far capire quello che sta andando a fare il paziente, cosa deve fare il chirurgo, cosa deve fare l'oncologo, cosa deve fare lo psicologo e via dicendo. Ecco, dottore, noi ad Avellino siamo, diciamo, quasi a buon punto, però manca sempre qualcosa. Cosa? Beh, quello che manca, io dico sempre, sono le figure intermedie, quelle che praticamente possono dare la qualità. Dico in particolare, sono quelle situazioni dove, particolari dove magari è maggiore la presenza degli infermieri specializzati nei settori che comunque non devono comunque richiedere al paziente quindi un tipo di collaborazione, devono dare l'assistenza qualificata e nello stesso tempo dare quelle spiegazioni che spesso noi medici non sappiamo dare, altre figure tipo di supporto che possono poi portare il paziente dare un tipo di discorso di qualità, fare delle lettere di dimissione un po' più qualificate che spesso per tempo a noi manca di fare e quindi tutto ciò che vuol dire quelle specie di situazioni che possono permetterci di fare un salto di qualità della struttura pubblica nel settore particolare come quello oncologico. Dottore Carlo Iannacci, lei non si ferma un attimo, si lavora ancora con la prevenzione, domani al Lauro? Domani Lauro. Lauro e comunque ieri siamo stati a Sant'Andrea di Conza, quindi cerchiamo di dare un tipo di presenza continua su tutto il territorio irpino, quindi andiamo a Lauro che è la parte e i confini della nostra provincia nei confronti di Napoli. Comunque ed è una cosa molto più bella perché cerchiamo di raggiungere qualsiasi persona che ha bisogno, quindi sono visite gratuite. Ed è molto bello proprio la presenza di questo tipo di collaborazione col territorio, con le amministrazioni. Speriamo di fare un buon lavoro.